Ciao, namaste. Oggi vediamo insieme degli esercizi per aiutare a alleviare i disturbi del nervo sciatico. Il nervo sciatico può portare a dolori di media o grande intensità. Il primo consiglio che mi viene da darti è quello di assolutamente di ascoltare un medico, chiedere prima di tutto a un esperto. Poi sicuramente anche su suo consiglio esistono degli esercizi, tra cui questi che vado a mostrarti, che potrebbero aiutarti ad alleviare i disturbi, da non confondere con quelli che potrebbero essere dovuti a un'altra patologia che si chiama sindrome del piriforme. Ma lì è un'altra cosa, ci arriveremo magari più avanti. Intanto vediamo di base che cos'è questo nervo. È un nervo che parte dal gluteo e arriva fino in fondo alla gamba, si divide all'altezza del ginocchio e può portare un dolore costante nel caso noi andassimo a infiammarlo ulteriormente non sapendolo, oppure a spot. Siamo in una posizione, percepiamo del dolore, ci sediamo in un modo, abbiamo male, o magari stiamo in piedi, sovraccarichiamo col peso, magari sbagliando con la postura una gamba piuttosto che l'altra, potremmo sentire dei disturbi. Questi esercizi yoga sicuramente sono molto utili per alleviare questo tipo di disturbo. Possono essere cambiati, possono essere fatti anche con un'intensità minore, dipende anche da quello che il tuo corpo ti permette di fare. È un consiglio che do sempre: ascolta il tuo corpo, che è l'unica cosa che può permetterti di capire fin dove puoi spingerti, fin dove puoi arrivare in quel momento. Mai un dolore. Sicuramente la fatica, se c'è un dolore, torna prima, fai un passo indietro e pian piano, magari il giorno dopo o poco dopo, riprova. Ci vuole pazienza. Lo yoga insegna anche questo. Andiamo a vedere il primo esercizio. È definito l'esercizio la posizione della locusta. Andiamo a sdraiarci e ci prepariamo. Magari riscaldandoci sempre un po', come vi dico sempre, portiamo il busto in avanti, ci sdraiamo bene. E magari portiamo le mani lungo il tappetino, abbassiamo il mento al tappetino, bene, allarghiamo le gambe a seconda del non troppo fuori dal tappetino, manteniamo una distanza all'interno e inspiriamo e andiamo su e chiudiamo, inspiriamo, allarghiamo bene, espiriamo, chiudiamo, inspiriamo. Chiudo, mantengo bene i glutei contratti che proteggono la zona lombare. Posso mantenere le mani al tappetino o alzarle leggermente da terra. Questo ci permette di lavorare bene su questo nervo che appunto prende tutta questa parte qua posteriore. Puoi fare un po' di ripetizioni, vedi, percepisci tu la distanza di quanto puoi aprire, di quanto puoi chiudere. Sono esercizi che variano a seconda anche della flessibilità della persona. Il secondo esercizio è quello di una piccola torsione. Proviamo a portare le gambe davanti a noi e nella posizione di Paschimottanasana. Una cosa che ti ricordo sempre è quella di mantenere il busto ben dritto, quindi di non inarcare
inarcare in questo modo, ma mantenere il bacino ben appoggiato. In questo caso si fa una rotazione in modo da appoggiare bene, avvicinare l'addome quasi alle cosce. Stiamo su, in realtà, mi metto così almeno è più facile farti vedere. Portiamo una gamba, iniziamo magari con la sinistra, oltre la gamba destra. Appoggiamo, possiamo mantenere la gamba a terra con il piede flex, molto tirato verso di noi. Oppure, se abbiamo una flessibilità, un'elasticità che ce lo permette, possiamo piegare la gamba e portarla indietro in questo modo. L'importante è che ci sentiamo ben appoggiati a terra, non rimaniamo sollevati. L'importante è sentire il bacino, come ti dicevo prima, ben appoggiato a terra. Abbiamo il piede che spinge contro il pavimento, il piede dietro è appoggiato e andiamo con una mezza rotazione del braccio indietro e il braccio destro che va oltre il ginocchio sinistro e spinge. Cerchiamo di guardare oltre la nostra spalla di apertura, quindi quella sinistra, quella che gira dietro. È una torsione, ogni inspiro, espiro, provo a spingere un po' di più. L'importante è che percepisca tutto il lavoro di questa parte della coscia posteriore. È qui il nervo sciatico, è qui che noi dobbiamo cercare di far allungare il più possibile. Il fatto di torcere la colonna sicuramente aumenta il lavoro non solo delle gambe, ma anche un lavoro positivo per quanto riguarda la colonna. Sicuramente nel momento in cui sciogliamo la posizione, magari potremo sentire una gamba con una percezione diversa dall'altra. Andiamo a fare assolutamente anche l'esercizio dall'altra parte. Come ti dicevo, possiamo mantenere la gamba stesa davanti, ma se non abbiamo avuto difficoltà a piegare, possiamo provare anche da questa parte. Manteniamo ben allineato il bacino, appoggiati a terra, andiamo dietro con una rotazione, appoggiamo dietro il sacro, la nostra mano d'appoggio e andiamo col gomito oltre il ginocchio piegato. E inspiriamo, espiriamo, torciamo bene la colonna, sentiamo allungarsi la fascia posteriore della nostra coscia. E inspiriamo, stiamo lì un po' per quanto il nostro corpo ci permette di fare. E sciogliamo la posizione, possiamo allungarci, appoggiare in questo modo la schiena in modo da fare una controposizione, come vi dico sempre, rilassare un attimo quello che è stato il lavoro dei muscoli e delle ossa. E un altro esercizio che possiamo andare a fare, lo possiamo fare da sdraiati, quindi ci riportiamo giù ben appoggiati a terra, spalle spalmate, scapole. Facciamo mezza rotazione del bacino anche in questo caso, in modo da sentire di essere completamente appoggiati a terra. Inspiriamo, espiriamo, portiamo la gamba destra piegata oltre la gamba sinistra, quindi rimaniamo aperti in questo modo, dove la caviglia si appoggia sulla coscia. Alziamo la gamba sinistra in modo da averla davanti a noi quando la guardiamo. Con le mani andiamo oltre la coscia e tiriamo dolcemente.
Inferniamo, inspiriamo bene, espiriamo, tiriamo verso di noi, non dondoliamo in questo modo, manteniamo sempre una bella linea, inspiriamo, espiriamo, tiriamo verso di noi e tiriamo sempre un po' di più. Di sentire questa parte della gamba piegata che sta lavorando. Diamo tempo al corpo di abituarsi, di lavorare bene. Facciamo tutto con quest'altra gamba, la pieghiamo, andiamo sopra la coscia con la nostra caviglia in questo modo, alziamo e abbracciamo la gamba da sotto, ci prepariamo bene. Inspiro, espiro, tiro un po', inspiro, espiro. Non è necessario arrivare subito ad avere le gambe attaccate all'addome, lì si arriverà col tempo, se il nostro corpo ci permette o se per natura siamo già abbastanza flessibili, sarà più facile, ma l'importante, soprattutto in caso di infiammazione al nervo sciatico, è quello di arrivare gradualmente a far lavorare tutta questa parte qua. Sciogliamo la posizione, ci portiamo a terra con i piedi per l'ultimo esercizio che possiamo fare sempre da sdraiati, che è quella del mezzo ponte. E ci prepariamo, non avviciniamo troppo i piedi, l'importante è avere la distanza giusta, corretta, quasi da toccare con le mani, con le dita, i talloni. Appoggiamo bene le spalle, siamo spalmati al tappetino e inspirando andiamo su, non è necessario arrivare alla massima distanza, l'importante è appunto lavorare benissimo con i glutei, mantenere in alto, se possiamo abbracciamo le mani, quindi le avviciniamo e facciamo unire palmo contro palmo e stiamo su e possiamo scendere leggermente fino alle mani e torniamo su. Portiamo le ginocchia verso di noi, le abbracciamo e dondoliamo massaggiando bene la schiena. Come vi dicevo, sono tutte posizioni che possiamo fare in modo ripetuto con una qualsiasi tipo di variante nei tempi, nelle respirazioni, nelle ripetizioni, nell'intensità anche di piegamento piuttosto che di durata. Spero di esserti stata utile e mi raccomando, ascolta sempre quello che il corpo ti dice, nel rispetto e nella condizione di positività massima che lo yoga in questo caso, anche in questo caso, ci dà. Grazie, namaste.